Ciao, e, ho già girato un po' di video in cui parlavo di sport. Aggiungo questo per manifestare il mio dissenso. Sono sempre dissenziente da qualcosa. Qualcuno dice: ma che rompicoglioni che sei? No, sì. Il mio dissenso verso quegli sport che hanno le giurie. Cioè che tu vinci in base al giudizio di qualcuno, non mi piace. Non mi piace. Allora, ci può essere per esempio il tennis, no? Il tennis vince chi vince la partita. Poi ci può essere una discussione su una palla che era vicino alla linea, oltre la linea. Adesso non sono sicuro, ma credo che ci siano dei sistemi, no? Ci sono dei rilevatori di posizione della pallina che possono entrare in funzione o essere prevalenti un certo numero di volte nell'incontro, mi sembra. Cioè non sempre, ma per cui c'è il giudice di linea che nel 99% delle volte ci azzecca e poi c'è questa seconda arma. Anche nella pallavolo c'è, no? C'è l'arbitro che deve esserci, come in molti sport deve esserci l'arbitro. E poi nel caso di contestazione, com'è che si chiama? Challenge, si chiama qualcosa del genere, non sono sicuro. Però può intervenire una specie di VAR, no? Un filmato che va a vedere se la mano ha oltrepassato la rete o se la palla ha toccato la mano del difensore oppure no. Però quelli sono piccoli particolari, cioè è difficile che ci sia una contestazione tale per cui una vittoria non viene assegnata per quel motivo. Invece ci sono degli sport che si basano esclusivamente sul giudizio dei giudici. Per esempio, non so, pattinaggio artistico, pattinaggio sul ghiaccio, che personalmente non mi piace per niente. Non è uno sport che non l'ho mai capito. Ma cos'è? Un balletto, uno sport? Vince la grazia, vince l'atletismo, vince la forza, vince la coordinazione, vince. Non lo so, non lo so. A parte che nel 90% dei casi suonano delle musiche che sono orribili. Magari sono musiche funzionali al tipo di movimenti che devono fare. Non so come si chiama da adesso. No? Axel, doppio. Per cui ci deve essere una musica che ha un certo ritmo in determinati punti. A me non piace. E non mi piace neanche il fatto che ci sia qualcuno che dà dei punti. Non mi piace l'idea del giudice in genere, il genere, qualcuno che giudica. Nella vita civile è una cosa, nella vita sportiva io non metterei il giudizio di qualcuno. Quindi, non mi piacciono quegli spot lì. Adesso non dico che bisognerebbe togliergli dal panorama olimpico o cosa. Ma le fanno le Olimpiadi? Sì, i mondiali di sicuro, non lo so. Però toglierei allo stesso motivo i tuffi, la ginnastica artistica, tutti quegli sport in cui il giudizio del giudice ha un'importanza vitale. Vitale perché, per esempio, viene assegnata la medaglia in base. Ti ho dato 9,6, ti ho dato 9,2, quell'altro 8,8, e l'Ucraino ha dato un voto basso alla Russia e allora ha vinto la tale. Non lo so, sono cose che mi dà fastidio. Preferisco quelle discipline in cui vince che vince, cioè hai fatto 3 gol, ne hai fatto uno, vince che ne ha fatti tre. Hai fatto 9,80 nei 100 metri, l'altro ha fatto 9,90, hai vinto tu e via via. Questo vorrebbe dire che io li toglierei dalle Olimpiadi, se li volete tenere, teneteli. Dipendesse da me, cioè se il CIO fosse diretto da me, si chiamerebbe CIO8 e io li tirerei via. Lascerei solo gli spot che hanno una valenza tecnica, no? È sport,
quindi non vedo perché devo dare un giudizio artistico a una disciplina sportiva. Perché? Perché il giudizio è opinabile. Quindi mi dispiace però perché, no, dico mi dispiace come se l'avessero tolto, ma c'è ancora. Perché la ginnastica comunque è bella da vedere, l'esercizio delle parallele, gli anelli e il corpo libero. Tan, tan, tan. Boom. Bellissima, bellissima. Toglierei per esempio, ma toglierei proprio, lo abolirei, quello sport della ginnastica, come si chiama? Quella ginnastica femminile che fanno con le clavette, con i nastri. Ma che cazzo vuol dire? Tiro su una clavetta, poi mi rotolo per terra, poi la piglio al volo, poi c'è il nastro. Ma cos'è quella roba? È sport quello lì. Boh, come non me ne voglia la mia cara amica che è esperta del settore, ma io non ho simpatia per il nuoto sincronizzato. A parte queste qui che arrivano in piscina. Tutte mezze coordinate, col mento su, che ancora un po' la testa si ribalta indietro, poi che arrivano tu, facendo una marcetta, poi si buttano in acqua o assieme o secondo. Ma che cazzo è quella roba lì? Ma non lo capisco. Poi vanno in acqua e vedi le gambe di tutte che si muovono assieme. Quindi, cioè, io mi rendo conto che è difficilissimo, che ci vogliono anni di studio, di allenamento. Ma allenamento per il nulla, ma cosa vuol dire? Che senso ha? È sport quello. Boh, non lo so, non lo so. E anche lì c'è il giudizio di una giuria, quindi abolire anche quello. Otto, tu sei un nazista perché... No, posso esprimere un'opinione. Non mi piacciono gli sport con la giuria, ma nessuno di nessun tipo. Fai una gara in moto, chi vince? Chi fa il tempo migliore che arriva davanti agli altri? È così semplice. Nel ciclismo uguale, nel ciclismo c'è un giudice che dice, ah, ma tu c'hai la pedalata, ma che cazzo è fare? Come pedalo io? T'ho dato 20 secondi nella gara a cronometro, ho vinto io, basta, chiuso lì. Tum, 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 pum.